Benvenuti a Pillole di Visual Food. Io sono Rita e in questo numero vi mostrerò come trasformare una ricetta molto semplice come le scaloppine al limone o al vino bianco in un meraviglioso piatto visual food. Le scaloppine diventeranno degli adorabili gufetti pronti per essere serviti ai vostri bimbi oppure aggiungendo dei cuoricini al vostro partner per la cena di San Valentino. Come vedrete, si tratterà semplicemente di fare dei tagli nella carne prima della cottura e poi di preparare alcuni elementi decorativi che possono tranquillamente essere preparati con anticipo per evitarvi stress e avere tutto pronto all'ultimo momento. Andiamo a vedere gli ingredienti di questa creazione. Per un piatto con due gufetti vi serviranno due fettine di petto di pollo sottili di media grandezza, due cucchiai di farina, mezzo bicchiere di vino bianco secco oppure il succo di mezzo limone, olio d'oliva, sale e pepe quanto basta, pepe nero in grani, un cetriolino sott'aceto, una carota, un piccolo radicchio di Treviso o altra verdura a piacere per il contorno, un pezzo di peperone rosso se fate i cuoricini. Per quanto riguarda gli strumenti vi serviranno uno spellucchino dritto, un tagliapasta a forma di goccia piccolo, un tagliapasta a forma di margherita piccolo, eventualmente levatorsoli a forma di cuore grande e piccolo, e potrebbero servirvi anche un foglio di carta forno e un batticarne. Per prima cosa preparate la carne. Se le vostre fettine non fossero abbastanza sottili, battetele tra due fogli di carta forno con un batticarne o con il fondo di un bicchiere. Tagliate quindi le fettine di carne in modo da ottenere un esagono allungato. Nelle parti di carne avanzate ritagliate due gocce con l'apposito tagliapasta. Se la carne facesse fatica a staccarsi, tracciate il contorno del tagliapasta con lo spelucchino. Sempre da un ritaglio ricavate le grosse sopracciglia tipiche del gufo. In alternativa create una figura stilizzata lasciando le due punte ai lati superiori della fettina, ritagliando un semicerchio in questo modo. Tenete in frigo la carne fino al momento della cottura. Preparatevi nel frattempo gli elementi decorativi. Per le zampette tagliate in una fetta di carota sbucciata un mezzo fiore con l'apposito tagliapasta e dividetelo in due. Asportate anche l'angolino alla base delle zampe. In un avanzo di fiore di carota ritagliate un petalo per ottenere il becco. Tagliate due rondelle di cetriolo per gli occhi e inserite due grani di pepe per le pupille. Preparatevi anche i ciuffi di insalata per il contorno e per simulare il rametto su cui i gufi stanno appoggiati. Per una versione romantica dei gufetti, tagliate dei cuori da un pezzetto di peperone rosso, aiutandovi con i levatorsoli a forma di cuore. Poco prima di servire, infarinate i pezzi di carne, scuotendo la farina in eccesso. Scaldate poco olio in una padella e dorate i pezzetti di pollo da entrambi i lati. Se volete, aggiungete in padella anche i cuori di peperone. Salate, pepate e versate il vino. Lasciate ridurre a fuoco moderato. In tutto la cottura durerà meno di 10 minuti. Spegnete la fiamma e impiattate. Sistemate il corpo centrale e su di esso le ali con la punta rivolta verso il basso. Sistemate gli occhi e le sopracciglia, se ci sono. Aggiungete zampe e naso di carota. Se sono previsti i cuori, distribuiteli nella parte alta del piatto. Sistemate l'insalata e versate i ritagli di pollo alla base del piatto. Finite versando un filo della salsina rimasta in padella e servite immediatamente. Buonissimo! Bene, con questo siamo giunti al termine anche di questa puntata. Vi aspettiamo sul nostro canale YouTube Visual Food Channel con tanti altri tutorial. E se volete scoprire di più su questa meravigliosa disciplina del visual food, venite a trovarci sul nostro sito www.visualfood.org e troverete tutto quello che vi serve per apprenderla. Io vi aspetto al prossimo tutorial, buon lavoro e alla prossima!